Vai, 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 vai
Yeah.
Thank you.
per noi. Vescide, degna di ogni onore. Prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre.
problema questa nostra processione. San Vincenzo l'abbiamo portato per le vie della nostra città, per le vie di Camerota. Cosa ci dice San Vincenzo? Cosa ci insegna con la sua vita, con il suo insegnamento dottrinale? Il pellegrinaggio che abbiamo fatto nelle vie della nostra città non vuole che essere una figura, una metafora del vero pellegrinaggio a cui San Vincenzo ci invita. Il pellegrinaggio della vita, il pellegrinaggio della conversione, il pellegrinaggio della fede. I santi chi sono? Sono gli amici di Dio. E come si fa a diventare amici di Dio? Si diventa amici di Dio vivendo nella fede, in ascolto della sua parola. Oggi tocca a noi fare la festa di San Vincenzo, ma chissà quanti santi Vincenzo stesso ha fatto la festa. Era un grande predicatore, invitato in ogni parte dell'Europa, allora conosciuta. È stato in Spagna, Francia, Italia, Germania. Alcuni dicono che sia addirittura recato anche in Inghilterra, in Scozia, invitato per ascoltare la parola dolce che usciva dalle sue labbra. Chissà quanti santi lui stesso ha dovuto fare il panegirico, quello che oggi noi cerchiamo con umiltà di fare verso la sua persona, la sua figura. I santi sono gli amici di Dio. Mentre facevamo la processione, facevo questa riflessione dentro di me. Magari queste persone che stanno qui in processione frequentassero la messa la domenica. San Vincenzo si incarnerebbe là sopra, diverrebbe di carne. Ma so che non è così. Eppure San Vincenzo lo sa. A volte la nostra fede la viviamo nell'esteriorità. La viviamo nei segni appariscenti. Ma San Vincenzo questa sera ci insegna ben altro, carissimi amici. Si è suoi devoti soltanto se lo si imita in quello che lui ha fatto. Era un grande santo, colui che diceva: venerare e non imitare non è altro che una bugiarda adorazione. Cioè, se noi diciamo di amare San Vincenzo e nella vita non ci sforziamo di compiere quello che lui ha fatto, e allora noi siamo dei menzogneri, noi siamo degli ipocriti. Domani torneremo al lavoro, è finita la festa, la archiviamo per il 2013 in attesa che il comitato faccia il programma per il 2014. Inviteremo altre bande, inviteremo altri fuochisti, inviteremo altre ditte che fanno le luminarie. Già stiamo pensando a come renderla più bella l'anno prossimo la festa. Ma non è questo che vuole San Vincenzo. San Vincenzo vuole un cuore convertito. È uno dei santi più miracolosi. Lo dicevamo durante il primo, si narra nella sua vita che tante, tante anime si siano accostate al Signore dopo aver ascoltato una predica di San Vincenzo. Non ho la pretesa di essere San Vincenzo questa sera, ma sarebbe bello se tutti insieme capissimo questo messaggio. La fede si nutre dei sacramenti. È ascoltando la parola di Dio che si è cristiani. È frequentando la messa domenicale che nutriamo la nostra vita di fede. È vivendo il comandamento della carità che diventiamo grandi agli occhi di Dio. Questo è l'insegnamento vero di Vincenzo. Accanto a San Vincenzo c'è la Madonna che noi onoriamo qui con il titolo delle grazie. Quante volte San Vincenzo stesso nella sua vita ha predicato sulla Vergine Maria, un grande innamorato di Maria, sia per la sua fede personale, sia per l'ordine al quale appartiene, l'ordine di San Domenico, l'ideatore del Santo Rosario, colui che ha propagato nel mondo la devozione a Maria mediante il Santo Rosario. Quante volte avrà sgranato tra le sue dita San Vincenzo la corona del Santo Rosario, pregando la Madonna di aiutare il popolo di Dio a crescere.
crescere nella fede. E allora penso che l'augurio più bello che questa sera possiamo farci reciprocamente sia proprio questo. Aiutaci, caro San Vincenzo, ad aumentare la fede, se non addirittura a far rinascere la fede nelle nostre famiglie. Aiutaci, caro San Vincenzo, a non perdere di vista la meta del nostro pellegrinaggio, che è la vita eterna, il regno dei cieli, per il quale tu hai combattuto, pregato, vegliato, predicato. Aiutaci, caro San Vincenzo, ad essere tuoi autentici devoti, non soltanto nei pochi giorni in cui ti onoriamo solennemente, ma lungo tutto il corso della vita. Aiutaci, San Vincenzo, a non dimenticare la presenza materna di Maria accanto a noi. Guidaci, San Vincenzo, sulla via della vera fede. Fa che possiamo dimenticare tutto ciò che non è essenziale per tornare a ciò che il Signore ci raccomanda, l'amore per Dio, l'amore per gli altri. Ecco, se vivremo questa realtà, sono convinto che San Vincenzo continuerà nel futuro a benedire noi, le nostre famiglie, i nostri giovani. Viviamo in un paese in cui la fede per secoli faro, guida, luce del cammino, man mano viene meno, e siamo i primi a dirlo, che nelle nostre famiglie non c'è più la fede di una volta, che le nostre chiese si svuotano. Dobbiamo dire grazie agli anziani che mantengono intatta la luce della fede. Molti giovani abbandonano la casa di Dio. Chiediamo a San Vincenzo di ridonarci la strada del Signore. Chiediamo a San Vincenzo di benedirci con la sua presenza continua. Chiediamo a San Vincenzo di donarci la grazia del Signore. Lui che vive nella gloria del cielo ci assista dall'alto, ci dia forza, ci dia coraggio, ci dia la vera fede. E allora sì che insieme potremo gridare: viva Camerota, viva San Vincenzo! E silenzio da tutta la mia
Eucaristia, ci hai lasciato i memoriali della tua Pasqua. Fa che vediamo con via fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre i nuovi benefici della redenzione. Tu che sei Dio e vive e regna con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dobbiamo andare dentro là, vicino a me. Come dobbiamo andare dentro là?